Colline esterrate senza un attimo di respiro, un percorso degno delle classiche del nord per la Strade Bianche di Romagna. Una gara in linea riservata ai dilettanti Elite e Under 23 che torna dopo un anno di pausa a causa Covid. Torna con uno scenario e un percorso completamente diverso. Le immagini che vedete sono quelle di Mondaino, un piccolo borgo sulle colline che dominano la Valle del Foglia al confine tra Emilia Romagna e le Marche. E proprio qui parte e soprattutto arriva questa quarta edizione della Strade Bianche di Romagna su questo rettilineo in pavé, che è la strada principale del borgo, che porta poi alla piazza, tipica piazza circolare di Mondaino, questa rocca costruita dai Malatesta, i signori di Rimini, e che fu teatro anche di battaglie, di trattati di pace tra i Malatesta e i Montefeltro, signori di Urbino. Ma andiamo alla presentazione delle squadre, vediamo la BS Arvedi, una delle prime formazioni che si presentano sul palco di firma. Abbiamo visto anche un attore che impersona Dante Alighieri, perché questa gara, ma soprattutto il Giro di Romagna che partirà giovedì, dopodomani, è dedicata proprio ai 700 anni dalla morte del sommo poeta, avvenuta nel 1321 a Ravenna. Vediamo la Work Service, la formazione con cui corre ancora Davide Rebellin a 50 anni, che però schiera qui una formazione completamente giovane, la Iseo Rime Carnevali, che si presenta con Matteo Furlan come uomo di punta per questa gara. Partecipa anche il team Colpac, una delle squadre grandi favorite di questa gara, con Juan Ayuso, lo spagnolo, che ha realizzato una grande doppietta al Trofeo Piva e al Giro del Belvedere, il primo a riuscirci dopo 20 anni, l'ultimo era stato Jaroslav Popovic. E anche la nazionale statunitense Under 23, che qui presenta come uomo di punta Sean Quinn, l'anno scorso al via del Gran Piemonte come stagista del The Koenig Quickstep. E l'altra nazionale, quella azzurra, guidata da Marino Amadori, che punta su Lorenzo Germani, Luca Coati, Gianmarco Garofoli, Davide Piganzioli e Antonio Puppio. C'è anche il CT della nazionale maggiore, Davide Cassani, a supervisionare i giovani azzurri in questo percorso, che vediamo adesso nella planimetria. Si parte appunto da Mondaino, anche se il via ufficiale e dopo una breve discesa si parte ufficialmente da Trebbio di Montegridolfo per un percorso collinare che vede le salite di Monte Scudo, Sassofeltrio, Montefiore Conca, poi il primo tratto di Sterrato a Gemmano, via Carbognano, poi la ciclabile del Parco del Conca a Morciano di Romagna e via dei Mandorli, altro tratto di Sterrato, entrambi verranno ripetuti due volte, nel mezzo una salita a Mondaino prima della scesa finale. E vediamo anche l'altimetria del percorso, un percorso appunto molto impegnativo con salite molto ripide, in particolare quella di Montefiore Conca. E adesso il via che viene dato dal sindaco di Mondaino, Massimo Giorgi, via ufficioso, 5 km di tratto neutralizzato per arrivare poi a Trebbio di Montegridolfo, dove sarà il vero e proprio chilometro zero di questa gara. Una gara arrivata alla sua quarta edizione, la prima nel 2017 fu vinta dal russo Roman Kostadinchev, poi nel 2018 fu la volta del sudafricano Stefan De Bod. Due anni fa la prima e finora unica vittoria italiana, quella di Matteo Sobrero davanti a Jalel Duranti e a Daniel Smarzaro. Ma andiamo con le immagini in presa diretta. Quando mancano circa 16 km all'arrivo c'è un uomo solo al comando, numero 138, maglia della Zalf Euromobil Desire Fior, Alex Tolio, trevigiano di Crespano del Grappa.
che se n'è andato sul terzo tratto di sterrato, il primo passaggio da Via dei Mandorli, quando mancavano poco meno di 50 km al traguardo, e ha guadagnato un vantaggio che in questo momento si aggira sul minuto nei confronti del primo gruppo degli inseguitori. Un'azione, quella di Alex Tolio, che potrebbe essere molto pericolosa, perché il Trevigiano non è nuovo a questi tentativi vittoriosi. Vediamo il gruppo degli inseguitori guidato dalla nazionale italiana con Lorenzo Germani a fare l'andatura, il corridore con il dorsale numero 41, seguito da Antonio Puppio e da Gianmarco Garofoli. Poi ci sono anche due uomini della ZALF, li vediamo, sono del team Colpack. Si tratta in particolare di Alessandro Verre, vittorioso due giorni fa al trofeo Città di Meldola, organizzato da Extra Giro proprio come la Strade Bianche di Romagna, e Alessio Martinelli. Ancora continua, praticamente sta facendo come una cronometro per tirare il gruppo degli inseguitori Germani, mentre la sua azione solitaria la sta portando avanti da più di 30 km ormai Alex Tolio, che l'anno scorso, ricordiamo, vincitore del Gran Premio Città di Empoli, con un'azione addirittura da 120 km dall'arrivo, un'azione che concluse con il trionfo solitario nel centro di Empoli per Alex Tolio. Per questo anche questa sua fuga può essere molto pericolosa, e vediamo che dietro però non c'è molta collaborazione. Continua Germani a tirare da solo il gruppo, il corridore della Groupama FDJ Continental, che l'anno scorso aveva vinto da juniores il trofeo sportivi Piede al Topo e la Crono Challenge Ciclismo Web di Roveredo di Gua, prima appunto di passare dagli Under 23 con la formazione satellite della Groupama FDJ. Continua Alex Tolio invece imperterrito nella sua azione, il trevigiano che ha compiuto 21 anni il 30 marzo, mentre appunto continuano i tre uomini della Nazionale Azzurra a guidare il gruppo. Dietro c'è un uomo della ZALF, si tratta di Gabriele Benedetti, che cerca un po' di interrompere i cambi, anche se in realtà di cambi a tirare non ne vediamo. Continua l'azione di Germani imperterrita, mentre Tolio riceve qualche indicazione. 45 secondi il vantaggio del corridore della ZALF nei confronti di questo drappello di inseguitori che conta una quindicina di uomini. Tra poco si affronterà per l'ultima volta il tratto sterrato di Via dei Mandorli, l'ultimo dei 5 settori di sterrato, 2,1 km in salita, con pendenze che arrivano a toccare il 7,5%, mentre Germani continua a tirare il gruppo, che dietro maglie della Viris Vigevano, della BS Arvedi, della Aran Cucine Veius. Nessuno però sembra intenzionato a dare il cambio ai tre azzurri al comando del gruppo degli inseguitori. Vedremo se si tratta di pretattica oppure se davvero ormai questo percorso molto impegnativo, molto selettivo, si fa sentire sulle gambe dei corridori. C'è anche un uomo della Palazzago in questo gruppetto, si tratta di Francesco Romano, che ha deciso di tornare tra i dilettanti dopo due anni alla Bardiani CSF, e un contratto che è scaduto al termine della scorsa stagione. Il ciclista siciliano
ha quindi deciso di tornare alla Palazzago con cui aveva mosso i primi passi da dilettante. Intanto aumenta il vantaggio di Tolio, 55 secondi in questo momento quando mancano poco più di 13 km al traguardo di Mondaino. Adesso tra poco ci sarà una curva a destra per Tolio che lascerà la strada principale per imboccare via dei Mandorli, ancora un breve tratto di asfalto prima di entrare nell'ultimo settore di sterrato. Alex Tolio che vanta anche un'altra vittoria nel 2019, si impose nel Gran Premio Polverini Arredamenti. Allora, indossava già la maglia della Zalf, l'anno scorso era passato alla Casillo, Petroli Firenze, Opla. E adesso il ritorno con la formazione veneta che quest'anno ha fatto un grande passo, ha deciso dopo ormai più di 30 anni tra i dilettanti di diventare Continental e ha esordito tra i professionisti alla Per Sempre Alfredo, la neonata classica corsa sulle strade toscane con arrivo a Sesto Fiorentino dedicata all'indimenticato CT azzurro Alfredo Martini. Prosegue l'azione di Alex Tolio, aumenta il suo vantaggio che ormai va a sfiorare il minuto, dietro non c'è collaborazione, nessuno dà il cambio a Germani che è l'unico a tirare quel gruppetto di una quindicina di atleti al tentativo di inseguimento nei confronti di Tolio. Ecco, lo dicevamo, adesso curva a destra, poi tra poco inizierà l'ultimo tratto di sterrato per il corridore della Zalf. Dopodiché un breve tratto di discesa e poi un falso piano prima di affrontare la salita finale che porterà a Mondaino. Dietro situazione invariata con soltanto il distacco del gruppo che ormai aumenta, 1 minuto e 10 per Tolio che sembra ancora avere molta freschezza nelle gambe, continua la situazione molto decisa, molto agile sui pedali mentre la strada inizia a salire. Anche vediamo un ciclo amatore che osserva il passaggio di Tolio in questo tratto un pochino più ripido della via dei Mandorli. Siamo sul tratto che porta da San Giovanni in Marignano verso Trebbia di Monte Gridolfo, da dove poi parte la salita. Ecco che inizia l'ultimo tratto di sterrato per Alex Tolio, occasione anche per verificare il vantaggio del corridore trevigiano nei confronti dei suoi inseguitori. 2100 metri di strada bianca per il corridore della Zalf, mentre adesso si procede in fila indiana. Probabilmente anche qui le energie ormai sono al lumicino per alcuni di questi corridori, perché se no sarebbe l'occasione per cercare di riavvicinarsi a Tolio prima del che sia troppo tardi, prima che inizi la salita decisiva per Mondaino. Salita che i corridori hanno già affrontato una volta, girando poi a destra una volta arrivati a Mondaino per riportarsi poi verso Saludecio. Questa volta invece si girerà in cima alla salita a sinistra, ci sarà una brevissima discesa e poi un ultimo strappo finale nel centro di Mondaino per arrivare fino al traguardo di Via Roma. Vediamo la fatica sul volto di Germani che sta tirando ormai da diversi chilometri da solo senza ricevere cambi, ormai sta dando l'ultimo sforzo il corridore azzurro della Groupama FDJ che adesso andiamo molto affaticato a affrontare questo tratto di sterrato con Antonio Puppio che sembra forse adesso pronto a dargli il cambio in testa al gruppo degli inseguitori. Continua Alex Tolio impattato nella sua azione e infatti vediamo che Germani ha gettato la spugna, adesso è
Antonio Puppi ad accelerare sullo sterrato l'azione del corridore del team Kubeka, che sembra sgretolare il gruppo degli inseguitori. Antonio Puppi già in evidenza quest'anno alla Firenze-Empoli, dove si è piazzato al quarto posto in una corsa vinta da Tommaso Nencini della Petroli Firenze, davanti a ben tre uomini del team Kubeka. Continua l'azione di Tolio ancora. Dietro sulla ruota di Puppio è rimasto Gianmarco Garofoli, poi Benedetti della Zalfa, Romano della Palazzago, Lorenzo Ginestra della Aranveius, Alessandro Verre del team Colpac, e poi dietro vediamo alle spalle che cerca di riportarsi su questo gruppetto anche Asper Nellemose del Mendrisio. Abbiamo visto anche intravisto anche una maglia verde fosforescente della General Store SGB Fratelli Curia. Vediamo se riusciamo a capire di chi si tratta in questo gruppetto di inseguitori, che ormai, ecco, si tratta di Riccardo Lucca, l'uomo della General Store, in questo gruppetto che ormai conta soltanto 6 uomini, 7 forse, se Nellemose riuscirà a riportarsi in gruppo, il danese del Veloclub Mendrisio. Anche lui ottimo protagonista di questo avvio di stagione, con brillanti piazzamenti. In particolare il terzo posto al trofeo Fubine Porta del Monferrato. Si volta indietro Puppio per verificare quanti corridori sono rimasti nella sua ruota. Questo ha decimato decisamente il gruppetto degli inseguitori. L'accelerazione di Puppio adesso si porta al comando Gianmarco Garofoli, classe 2002, brillantissimo negli ultimi 2 anni tra gli juniores, il corridore che adesso veste la maglia del development team della DSM, la ex Sunweb. Fu quinto Gianmarco Garofoli al campionato, all'ultimo campionato del mondo juniores che si è svolto nello Yorkshire, quello appunto del 2019, Dargate. Una stagione che vide Garofoli anche trionfare nel campionato italiano in linea a Città di Castello, davanti ad Andrea Piccolo e Alessio Martinelli. E adesso rivediamo anche Francesco Romano, il siciliano di Vittoria, che si porta davanti, e poi Lorenzo Ginestra adesso a guidare il gruppo degli inseguitori. Su questo tratto di sterrato ormai non si vedono più gli altri ex membri di questo drappello all'inseguimento di Alex Tolio, che ormai ha terminato il suo ultimo tratto di sterrato. Adesso leggera discesa, un bravissimo tratto pianeggiante e poi gli ultimi chilometri di salita per arrivare al traguardo di Mondaino. Poi ancora brillante l'azione di Alex Tolio, che mantiene un vantaggio superiore al minuto nei confronti del gruppo degli inseguitori. Vantaggio che è rassicurante fino a un certo punto, perché vedremo poi sull'ultimo impegnativo tratto in salita ancora quanta energia avrà Tolio dopo questa fuga ormai già di 40 km di fuga solitaria sulle strade dell'entroterra riminese. Ancora continua a spingere in questo tratto in leggera discesa Tolio, mentre dietro vediamo Puppio che chiede un po' di cambio anche ai suoi compagni di inseguimento. Vediamo appunto che si portano davanti Lucca e Verre. A chiudere il gruppo c'è Romano, mentre sembra aver perso contatto
dell'ultimo tratto di Sterrato, Gianmarco Garofoli, sono rimasti in 5 all'inseguimento di Tolio. Poppi ancora che si volta, chiede il cambio a Verre, mentre adesso si riaggiungono al gruppetto degli inseguitori proprio Gianmarco Garofoli e Asbjørn Ellemose, che avevano perso contatto nell'ultima parte del quinto settore di Strada Bianca. Quindi di nuovo 7 uomini all'inseguimento di Alex Tolio, c'è decisamente più collaborazione in questo momento. Vediamo Alessandro Verre inquadrato, poi Puppio che incita anche Lorenzo Ginestra a dare il cambio, mentre l'azione di Tolio non sembra subire rallentamenti, continua. Ormai vede avvicinarsi sempre di più il traguardo, il corridore della Zalf. Che avevamo già visto protagonista di tentativi di fuga nelle classiche di inizio stagione. Zalf che però finora è riuscita a portare a casa soltanto una vittoria in questa prima parte di stagione, un bilancio finora non troppo positivo per la formazione veneta, soprattutto confrontato alle 9 vittorie già portate a casa dal team Colpack, le due formazioni leader del movimento Under 23 italiano. Team Colpack che ha messo a segno una doppietta 2 giorni fa, andando a vincere, ricordavamo, con Alessandro Verre il trofeo Città di Meldola e con Davide Boscaro il trofeo sportivi di Pieve al Toppo in provincia di Arezzo. Ancora Alex Tolio che insiste nella sua azione. Inizia un primo tratto di salita per il corridore della Zalf, anche se le cose inizieranno a farsi sul serio ancora tra una manciata di chilometri. E davanti si ripete un po' il copione con il tandem della formazione azzurra al comando delle operazioni. Adesso vediamo inquadrato Riccardo Lucca, il corridore trentino di Rovereto, classe 1997, vincitore quest'anno del Memorial Vincenzo Mantovani a Casteldario in provincia di Mantova. Adesso una curva secca a sinistra per Alex Tolio. Ultimo tratto di discesa quando per il battistrada mancano 5 km all'arrivo di Mondaino. Mentre gli inseguitori sono ancora su un tratto di leggera salita, ancora Puppio si volta, il varesino di Gallarate chiede collaborazione ai suoi gli altri membri di questo drappello, con Alessandro Verre adesso e Lorenzo Ginestra, che si danno un po' il cambio. Sembra così a occhio nudo più decisa l'andatura di Alex Tolio, che mantiene un minuto di vantaggio sugli inseguitori ormai quando mancano per lui 4 km all'arrivo, ma sono i 4 km più duri di questo finale. Una salita che va a toccare l'11% di pendenza massima, una media del 7,3.
arrivo molto impegnativo per questa Strade Bianche di Romagna. In seguito invece sono ancora sull'ultimo tratto di discesa con Gianmarco Garofoli che disegna le curve per i compagni di inseguimento. Vediamo molto pimpante adesso Alessandro Berre. Forse in fondo appare un po' più affaticato Asper nelle Mose, corridore danese del Mendrisio. Si alza sui pedali Alex Tolio. Ancora un minuto di vantaggio per lui, che vede il traguardo di Mondaino sempre più vicino. Ma attenzione perché tra poco si affronterà il tratto più duro di questa salita, quando si arriverà nel borgo di Montegridolfo. Si attraverserà il centro del borgo lasciando per un attimo la strada principale. Intanto il gruppo degli inseguitori procede a un'andatura non particolarmente decisa, ma attenzione, parte Alessandro Verre, dietro di lui Gianmarco Garofoli. L'azione di Verre, il lucano di Marsico Vetere, cerca di lanciarsi da solo all'inseguimento di Alex Tolio e alla sua ruota resta soltanto Gianmarco Garofoli. Il primo e il secondo del trofeo Città di Meldola di due giorni fa che tornano a darsi battaglia adesso sulla salita che porta a Mondaino. Alessandro Verre, classe 2001, l'anno scorso vincitore della cronoscalata della Futa, secondo nella cronoscalata del Monte Morello con la maglia della Casilla Petroli Firenze. Opla, siamo su un percorso a lui più congeniale per questo scalatore lucano che segue un po' le orme di Domenico Pozzovivo. 3 km intanto al traguardo per Alex Tolio, l'azione del trevigiano che sembra farsi un po' più pesante in questi ultimi metri. Alessandro Verre che ha anche un passato nel ciclocross, fu campione italiano della categoria allievi nel 2017, prima di dedicarsi completamente alla strada, ha chiuso il suo ultimo anno da juniores con ben 7 vittorie nel 2019 per passare appunto tra gli under 23. E dietro Gianmarco Garofoli a ruota, il corridore che l'anno scorso aveva conquistato 3 successi tra gli juniores. Garofoli che adesso perde contatto, continua l'azione di Alessandro Verre. Alessandro Verre se ne va da solo all'inseguimento di Alex Tolio, o almeno per cercare almeno il secondo posto. Intanto Tolio sta per affrontando il tratto più duro di questa salita, si toccano appunto pendenze dell'11% dopo più di 120 km di corsa. Durissima questa pendenza nelle gambe di Alex Tolio che attraversa qui il borgo di Montegridolfo, si taglia rispetto alla strada principale che compie un percorso leggermente più ampio. Vediamo i dati della salita di Mondaino, 3,5 km, con una pendenza del 7,3%, appunto massima del 11,1%. Terminato il tratto più duro per Alex Tolio, mentre lo sta affrontando in questo momento Alessandro Verre.
E sembra adesso farsi più pesante l'azione di Tolio, la sua pedalata un po' più affaticata mentre si sta lasciando il borgo medievale di Montegridolfo. Si riduce il distacco di Alessandro Verre, ormai 50 secondi da recuperare per il corridore lucano del team Colpack, che adesso lascia il tratto più duro e si rimette di nuovo nella strada principale che porta verso Mondaino. Dietro ha fatto il vuoto, ormai non si vede più Gianmarco Garofoli. Spunta invece la maglia di Riccardo Lucca, molto appariscente la maglia verde del General Store, indossata dal corridore trentino. Il fatto di discesa ne approfitta per bere un sorso dalla sua borraccia Verre, mentre Tolio ancora insiste, ma si vede che ormai la sua azione si fa più pesante. Il vantaggio si riduce, ma è ancora poco sotto i 50 secondi per Alex Tolio, quando mancano ormai meno di 2 chilometri. Una vittoria sempre più vicina, ma saranno 1 km 800 metri di sofferenza per Alex Tolio, che dovrà usare le ultime energie per riuscire a raggiungere questa vittoria, che sarebbe la sua terza tra i dilettanti. Più decisa invece la pedalata di Alessandro Verre, più fresco, dicevamo, siamo sul percorso a lui più congeniale, la salita. Specialista anche delle cronoscalate, il lucano, quindi cercherà di riportarsi su Alex Tolio, anche se il vantaggio del Veneto non accenna adesso a diminuire. Sempre 45 secondi di vantaggio per l'uomo della Zalf, che prova a chiedere anche al nostro motociclista quanto è il suo vantaggio ormai nei confronti degli inseguitori. A bocca aperta Verre per dare il massimo in questi ultimi chilometri di salita per cercare di riagganciare Tolio, ma il vantaggio del Veneto resta immutato, 45 secondi nei confronti di Verre. Sembra ormai a un passo la vittoria per l'atleta della Zalf Euromobil Desiree Fior. Sarebbe la seconda vittoria stagionale per la formazione veneta. Mentre Verre continua a insistere a tutta, lo incitano i pochi spettatori che si trovano a bordo strada, quando ormai stiamo arrivando nel centro di Mondaino, il Monte dei Daini, come era chiamato nel Medioevo. Ed ecco, ultimo chilometro per Alex Tolio, che si volta a controllare la situazione, non vede ancora alle sue spalle gli inseguitori. Tra poco per Tolio un brevissimo tratto di discesa prima di entrare nel centro medievale di Mondaino e affrontare l'ultimo strappo con pendenza del 15%. Alle spalle di Verre abbiamo intravisto Riccardo Lucca. Guadagna qualcosa Verre, ma non abbastanza. Non abbastanza per riuscire a riportarsi su Alex Tolio. Una quarantina di secondi il distacco del lucano, che raggiunge adesso la Flamme Rouge dell'ultimo chilometro. 500 metri invece per
Alex Tolio che adesso entra nelle mura medievali della fortezza di Mondaino, ultimo tratto in pavé. Vediamo anche una bandiera delle Fiandre quasi a simboleggiare un'affinità tra questo muro in pavé e appunto le grandi classiche del nord. Si volta Alex Tolio, ma dietro di lui c'è soltanto ormai la moto di ripresa. 250 metri per Alex Tolio, ultima fatica per il corridore trevigiano di Crespano del Grappa, che vede la vittoria in questa Stare Bianche di Romagna sempre più vicina. 150 metri per Alex Tolio e ormai possiamo dirlo, si volta per l'ultima volta a controllare, ma ormai non c'è più nessuno che può insidiare la sua vittoria, e possiamo ormai dirlo, Alex Tolio vince la quarta edizione della Stare Bianche di Romagna. Ultime pedalate per il corridore trevigiano che alza finalmente le braccia e urla tutta la sua gioia per la vittoria di questa Stare Bianche di Romagna. Secondo successo stagionale per la Zalf, mentre dietro alle sue spalle ormai è questione di pochi, di 150 metri per Alessandro Verre, che sta per aggiudicarsi il secondo posto con un distacco che si aggirerà intorno ai 40 secondi. Secondo posto per Alex Verre, che non riesce a centrare la doppietta dopo la vittoria del trofeo Città di Meldola, ma mostra una grandissima condizione ancora. Lo vedremo sicuramente tra i protagonisti anche nel Giro di Romagna, che prenderà il via dopodomani. Terzo posto per Riccardo Lucca della General Store, e poi alla spiccionata tutti gli altri. Vediamo Asper nelle Mose, sembrava ormai un po' alle corde, il danese invece conquista un altro ottimo quarto posto, e poi gli azzurri, Gianmarco Garofoli quinto, Antonio Puppio sesto. Fallisce l'appuntamento con il podio la formazione azzurra dopo che appunto Garofoli e Puppi sono piazzati rispettivamente secondo e terzo nel trofeo Città di Meldola, dopo che Luca Coati aveva vinto il trofeo per il centesimo anniversario di Antonio Placci a Bobano di Mordano, che aveva aperto questa serie di gare organizzate da Extra Giro sulle strade romagnole. Vediamo la gioia, l'urlo di Alex Tolio, vincitore con una straordinaria azione solitaria di questa Strade Bianche di Romagna. Prima vittoria dell'anno per lui, terza tra gli under 23, e poi l'arrivo al secondo posto di Alessandro Verre, seguito da Riccardo Lucca, primo degli Elite a classificarsi in questa Strade Bianche di Romagna. Vediamo anche dall'alto l'arrivo di Alex Tolio nella piazza caratteristica di Mondaino, questa piazza circolare che viene chiamata dagli abitanti di Mondaino la padella, proprio per la sua forma rotondeggiante, e il manico sarebbe via Roma, la strada del rettilineo d'arrivo. Vediamo quindi la classifica con la top 10 completata da Lorenzo Ginestra, Francesco Romano, Giacomo Garavaglia e Davide Botta, e adesso la premiazione con Alex Tolio che sale sul gradino più alto del podio. Secondo posto ricordiamo per Alessandro Verre, terzo per Riccardo Lucca, premiazione per il corridore della Zalf che alza il trofeo. Ma come dicevamo, non terminano qui gli appuntamenti con le strade romagnole, perché dopodomani, giovedì, partirà il Giro di Romagna per Dante Alighieri, una breve corsa a tappe, 4 giornate. Si partirà con la Riccione Gradara giovedì, poi venerdì la Bellaria Già Marina a Santa Sofia, una tappa dedicata agli scalatori, come quella di sabato da Cattolica a San Leo, rocca sull'Appennino dove fu imprigionato Cagliostro, per concludersi domenica con una tappa più adatta alle ruote veloci da Ravenna a Ravenna, per ricordare proprio Dante Alighieri, che nella
città che fu capitale dell'impero romano nel suo momento più tardo, morì nel 1321, dove è ancora sepolto. Vediamo il nostro Dante Alighieri contemporaneo. E quindi appuntamento a giovedì per il giro di Romagna. E intanto termina qui la Strade Bianche di Romagna. Ricordiamo con la vittoria di Alex Tolio. Buon proseguimento in commenti ai programmi di Rai Sport.